Buongiorno, buonasera e buonanotte. Quasi quasi inizio così i vlog, che sembrano belli. Beh, volevo farvi vedere il divano nuovo perché mi sono dimenticata. Alla fine il divano è arrivato a febbraio, per cui poi dopo mi sono dimenticata di farvelo vedere tra altri video che avevo fatto, eccetera. È stato un casino, per cui adesso ve lo faccio vedere, vi faccio vedere com'è e come l'abbiamo messo. Calcolate che qua c'è la televisione e adesso vi faccio vedere com'è il divano. E poi vi dico cosa è successo di nuovo, cosa è capitato di nuovo dopo quello che era successo quando avevo il nido di vespe. Su dove c'è praticamente la cameretta io. Per cui chi ha visto quel video lì che praticamente c'era il nido di vespe sopra il tetto, anzi dentro il tetto, avevo dei due nidi di vespe e ogni volta mi entravano anche se avevo le finestre chiuse, per cui a parte quello che era successo su appunto sul nido di vespe, poi ci sono stati dei rumori che non abbiamo capito che cos'erano, e alla fine i rumori che c'erano praticamente era la caldaia di mio nonno. E ancora dopo 3 mesi, che però anche lì non ho vloggato, non ho detto quello che è successo, adesso vi mostro e vi faccio vedere che cosa è successo. Sempre sotto il tetto. Dopo 3 mesi sentivamo dei rumori, tipo sgranocchiare, come se c'era un animale sotto il tetto, no? Per cui diciamo che andava avanti questa storia di questi 3 mesi qua. E voglio farvi vedere che cosa ha fatto. Che cos'era che abbiamo. Poi abbiamo scoperto che cos'era e poi non mi ricordo più. Comunque adesso vi farò vedere anche lì che cosa è successo, però prima di tutto vi faccio vedere il divano. Allora, questo è la posizione che ovviamente abbiamo messo, che poi sinceramente questi cosi qua, cioè, boh, potrebbero andar bene, solo che alla fine il mio cane li sporca, perché poi li rovina, li sporca e fa di tutto di più. Comunque, vediamo se riesco a farvi vedere il colore, perché è sotto. Allora, il colore è questo. Non so se si vede. Comunque, questo è il colore del divano. È tipo un grigio chiaro. E abbiamo messo questi perché sennò il mio cane sale sul divano e ovviamente sporca il divano. Per cui, dato che questo divano ha 3 posti, il mio cane ci sale lo stesso, anche se ha il suo divano, perché lei ce l'ha il suo divano. Ma giustamente lei, per fare dispetti, deve salire sul nostro divano, vero? Sì. Comunque, questo è quello. Il divano no, nuovo dopo aver aspettato più di 2 mesi per averlo. Comunque, vabbè, la storia la conoscete perché tanto alla fine avete visto il vlog. E niente, questa è la pianta che ha fatto a me, cioè mia mamma ha messo la pianta così perché poi piano piano cresce e diventa così bella lunga. Poi abbiamo il nuovo arrivato che è il bonsai, questo qua l'avete visto anche su Instagram, e poi l'orchidea che sto cercando di farla crescere e altri fiori che ha mia mamma. Infatti adesso sto usando questo prodotto per far crescere l'orchidea, che è l'acqua purificata, infatti ci vuole un tappo a settimana e voi mettete dentro questo e dovrebbe poi far sì che i fiori crescono e la pianta si riprende. Infatti l'ho messa su un vaso un po' più largo, un po' più grande, trasparente,
E adesso vediamo se fa i fiorellini anche sull'alta orchidea, perché questa qui è quella di mia mamma. Comunque, la posizione è così. Dobbiamo ancora levare via quel tavolino là. E l'abbiamo messa così. Dove c'è la... Abbiamo cambiato anche le tende, perché abbiamo preso le tende nuove. Infatti, guarda che bel colore. Le abbiamo prese grigie, con le strisce bianche. E poi abbiamo preso questi, che però non si vede con la luce, che sono dei cuoricini che si attaccano alle tende, a parte il mio cane. E niente, questo non mi ricordo se avevo fatto vedere il tavolino che abbiamo preso all'LD, il nuovo tavolino montato, preso all'LD, però non so se ve l'ho fatto vedere, non mi ricordo. Comunque è fatto così, sotto abbiamo messo le cose, ci abbiamo ancora l'uovo di Pasqua, però vabbè, tanto quello non va male. E lì c'è il nostro robottino, comunque qui credo che si vede, infatti, qua si vede. Ho scelto questi perché sono carini, forma di cuore, tipo grigio con i brillantini, non era male. Era bello, allora alla fine abbiamo preso così anche le tende nuove. Vi faccio vedere dopo quello che è successo, perché adesso usciamo, andiamo a fare un bel po' di cose. Se riesco riprendo e ci vediamo dopo, che è meglio. Adesso laviamo la macchina perché è tutta sporca. Guarda qua com'è sporca. La laviamo per bene. Non mi bagnare. Siamo tornati a casa. Comunque, siamo tornati a casa, abbiamo lavato la macchina, siamo andati al supermercato perché dovevo prendere il Gratta e Vinci, quello che avevo vinto l'altra volta, per chi ha visto il video, e ho preso un altro perché non c'era quello uguale, ma tanto poi lo dirò nel video di Gratta e Vinci.
E dato che c'ero, ne ho presi tre gratta vinci, per cui vi spoilerò già che ci sono almeno 2 video/3 di gratta vinci nel mese di maggio, mi sembra. Sì, perché ormai aprile è quasi finito, per cui io il video lo metterò a maggio, per cui già avete uno spoiler. Ok, allora, comunque, niente, vi ho fatto questo spoiler. Dato che non voglio che il video dura troppo, perché lo devo montare per far sì che va su sabato, e dato che io domani non riesco perché lavoro, cioè domani per me è venerdì, per cui, comunque, concludo, che adesso vi faccio vedere, vi dico, allora, in poche parole, c'erano stati dei rumori sotto il tetto, come avevo detto prima, per 3 mesi sentivo questi rumori strani. Dopo 3 mesi, cioè in teoria dopo 2 mesi, non 3 mesi, dopo 2 mesi, pensavamo che era un ghiro dentro nel tetto, però a me mi sembrava strano, che ho detto, i ghiri come fanno a venire fino a qua, dato che il bosco noi ce l'abbiamo proprio lontano? Non lo so, per cui a me sembrava strano che era un ghiro. E allora ho detto, ma dopo... non sapevamo come prendere questo animale, che poi non sapevamo neanche se era un ghiro, se era un topo, boh. Alla fine abbiamo preso le trappole, abbiamo preso di tutto, veleni eccetera, per metterle sopra sul tetto, e alla fine non abbiamo risolto nulla. In tutto questo, dopo un bel po', abbiamo scoperto, verso l'ultimo mese, abbiamo scoperto che era un topo. L'abbiamo scoperto perché mangiava praticamente tutte cose che trovava in giro, anche, che ne so, gomme, per far capire, eccetera. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una trappola, abbiamo messo un formaggio dentro con delle noci, e stranamente la trappola ha funzionato, per cui dopo... Cioè, adesso vi lascio una clip dove abbiamo catturato questo topo sopra in alto, dentro nel tetto, che poi non so come ha fatto a entrare dentro nel tetto, dato che, cioè, è grande, boh, non lo so. Comunque alla fine, dopo 3 mesi, abbiamo scoperto che dentro al nostro tetto c'erano dei rumori e alla fine era un topo. E... allora, ne abbiamo messe 2 di trappole, uno dall'altra parte della soffitta e un altro in balcone, che adesso vi faccio vedere in balcone, che in teoria c'è un altro, che però va vicino ai conigli in balcone, però per fortuna i conigli sono tutti chiusi, per cui non c'è rischio che può andare dentro, eccetera. Comunque adesso vi farò vedere anche la trappola che abbiamo messo su un balcone. In tutto questo... non mancava il nido di vespe, calabroni, e sì, anche perché c'erano i calabroni vicino alla cucina, che non potevamo aprire la finestra, ma vabbè, quello lo sapete già, perché chi ha visto i video vlog di ormai 3-4 mesi fa, anche di più, lo sa che è successo. Prima c'erano i calabroni, poi ci sono stati i nidi di vespe, poi abbiamo scoperto che il topo ci ha bucato tutto il tetto, e in più è entrata anche l'acqua, cioè in teoria, no, forse qualcosa siamo riusciti a toppare i buchi, comunque ha mangiato tutto il tetto, e poi alla fine abbiamo scoperto che era un topo. Cioè, più di così non lo so. Comunque spero che questa volta non ci sia, diciamo, altro sul tetto, o che scopriamo qualcosa di queste, in pratica, queste cose qua. E questo è quello che è successo. Per cui adesso vi lascio la clip, così vedete la clip, e poi
andiamo giù e vi faccio vedere l'altra gabbia. Lo vedi il muso sopra come è grattato? Lo vedi? Guarda che quello se viene fuori ti mangia, quindi non vedi come fa con le gambe. E Simone aveva detto. Allora, non so se riuscite a vedere, comunque abbiamo messo un altro formaggio, questa è la gabbia, dove praticamente il topo va dentro, mangia il formaggio, la gabbia scatta e il topo verrà intrappolato dentro, ovviamente vivo. Lì c'è una noce che ovviamente lui ha mangiato l'altra volta e questa è la seconda gabbia praticamente del topo, perché alla fine mi trovo un altro topo qua in balcone, però tanto lì è tutto chiuso, per cui diciamo che non ho problemi per i conigli. L'unica cosa è la spazzatura, perché i topi mangiano di più la spazzatura, per cui questa è la situazione. E comunque alla fine la situazione è questa, che abbiamo preso, dato che avete visto prima la clip del topo che l'avevamo preso, ovviamente il topo dopo l'abbiamo ammazzato. E in poche parole, abbiamo un altro topino piccolino che è in balcone, e dato che i topi mangiano più la spazzatura che tutto il resto, giustamente i miei conigli non succede niente con i conigli, perché alla fine il topo l'unica cosa che mi rompe e mangia è la spazzatura, per farvi capire. Per cui comunque abbiamo messo un'altra gabbia anche lì, e così, per cui spero che in agosto, luglio non abbiamo problemi, non ci sono api, calabroni qua, spero in cucina, oppure altri animali, perché non ce la faccio più e c'è sempre qualcosa o sul tetto o qua vicino alle finestre o in balcone, c'è sempre qualcosa, qualche animale che spunta. Ma questo è successo quando è iniziato la pandemia, se si può dire, non so se posso dirlo questo, comunque questa situazione qua, non so perché, ma quando è successa questa situazione qua, in poche parole, tutti gli animali si sono svegliati e hanno puntato, diciamo, il tetto, sottotetto, le finestre, tutte queste cose qua. Non lo so il perché, boh. Dovrò scoprirlo prima o poi, però spero che questa volta non ci sia un altro animale sul tetto o altre cose, perché ho sopportato 3 mesi tanti quei rumori, in più ha bucato tutto il tetto, l'ha mangiato tutto. Ovviamente adesso toccherà fare il tetto nuovo, perché dopo 3 mesi chissà che cosa ha combinato. E ovviamente non posso farvelo vedere, perché sinceramente è su in alto, per cui, cioè, per non rischiare, è meglio che vi faccio vedere, tanto alla fine le clip ci sono, per cui questa è la situazione. E niente, allora, questo video non so quanto è durato, per cui non lo so. Comunque, dato che sono le 5 del pomeriggio e io sto registrando dalla 1, sì, dalla 1 del pomeriggio, io direi che vi saluto qua, finisco qua il vlog, perché devo montarlo subito. No, è così, quando non riesci a trovare un buco o qualcosa, poi per montare i video ci vuole il tempo, ci vuole almeno 8 ore solo per montare un video, anche di più, per cui dato che
Devo trovare un buco per farlo, per trovare... Spero di riuscirci, in poche parole. Tutto qua. Ok, io vi saluto, spero che questo video un po' strano, un po' così, vi è piaciuto. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Questa volta non sarà un vlog, ma sarà un altri video diversi, un po' speciali, perché ne ho tantissimi in mente. E spero di farli tutti, ma credo di sì, perché ho la lista. E niente, comunque, ok. Prima che parlo troppo e prima che questo video dura l'eternità, meglio che chiudo. E ci vediamo al prossimo video, che sarà, ovviamente per voi, sarà martedì alle 14. Ci sarà un nuovo video. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!